parliamo di un ragionamento che riguarda la dieta mediterranea. Non parleremo di come si mangia la dieta mediterranea, ma parleremo di un argomento che è dal turismo di destinazione al turismo di motivazione. Non so quanto questo si incastri, e questo è l'argomento di cui parleremo. Ok, perfetto. Cioè, adesso io farò un piccolo introduzione e poi passerò la parola al professor Rosario Appunto, che in prima persona sta proprio seguendo questo progetto. Ci sarebbe dovuto essere con noi anche il titolare del il titolare dell'agenzia Viaggi, che sta curando, che è il committente, diciamo. Ecco, intanto cominciamo a dire che ultimamente ci sono molti fondi che girano dal governo, dall'Europa, al PNRR, che tutti voi conoscete, per consentire di generare un'Italia sempre più bella. E questo è positivo. Dall'altro, adesso dico una cosa invece che sembrerebbe negativa, il problema che ha l'Italia, che bisogna essere consapevoli, perché altrimenti si vive nel mondo dell'illusione, è la frammentazione della promozione del territorio. Cioè, voi vedete che già per legge, quindi la legge non è che è uno che è cattivo, prevede che la promozione sia in carico alle regioni. Quindi ognuno come se fosse una nazione a parte. È vero che poi c'è l'ENIT, ma al momento manca una visione integrata. Spero che nessuno si scandalizzi. Mi scandalizzo, cioè la visione integrata, se io vado in Francia, vado in Spagna, vado in Portogallo, vado in Inghilterra, c'è una visione integrata e si vende l'Inghilterra, si vende la Francia. Certo che la Francia è mille robe diverse, cioè, come l'Italia ne ha 100.000 diverse, ecco, questo è un problema. Io dico questa cosa non per scoraggiare, ma per incoraggiare tutti i giovani a reclamare che questo problema venga risolto, perché altrimenti, ecco, facciamo un esempio, noi adesso c'è un bando di gara per fare la professione dell'operatore di turismo esperienziale. Anche qui, non perché c'è cattiveria, ma la formazione è in carico delle regioni. Quindi ci ritroviamo addirittura in Puglia che uscirà il bando di gara per provincia, quindi avremo 8 professioni diverse in Puglia della stessa cosa. Capite che non sta. Quindi adesso che ho detto questa cosa che sembrerebbe un po' negativa, ma voi siete giovani, quindi vi chiedo di passaparola, trasmettere il desiderio che nasca dal basso di riunificare. Poi però, aspetta, prego. Cos'è il bando di gara? Di gara. È una gara dove il governo dice abbiamo dei danari, che so, 1 milione di euro, per finanziare dei progetti. Chi si candida, poi c'è una lista, chi vince prende 30.000 euro, 40.000 euro. Cioè il governo italiano, ma non solo il governo italiano, tutta l'Europa spende miliardi in questo modo. Ok? Quindi uno dice, ma per esempio il bonus 110, in quel caso una gara già vinta, perché uno l'albergo si iscrive, si rifà tutto il telaio dell'albergo per i soldi dello Stato. Cioè lo Stato dà soldi, tanti soldi, con il PNRR, lo sai cos'è il PNRR? In televisione, in telegiornale, lo guardi, dovete, siccome siete abbastanza grandi, guardatelo il telegiornale, altrimenti parlano di cose che poi influiscono sulla vostra vita e vi passano sopra e voi siete vittime. Quindi bisogna riguadagnarsi una cittadinanza attiva. Lo dico in modo ascettico, non partitico, cioè bisogna essere consapevoli di quello che avviene. Allora, l'Europa ha dato all'Italia 250 miliardi di euro da spendere su tanti progetti. Lo Stato sta indicendo dei bandi di gara per nuova professionalità. Ecco, se a te interessava diventare operatore di turismo esperienziale, appena uscirà il bando ti puoi candidare e tu avrai una formazione gratuita di una professione molto importante oggi, perché il turismo esperienziale è pervasivo. Siete d'accordo? Il turismo esperienziale, se tu stai in reception
Dice, ma no, ma non frega niente. No, te ne frega moltissimo in albergo, perché tu, nella visione che in giro per il mondo, ancora in Italia non c'è, l'albergo è il punto di accesso al territorio. Quindi l'albergo, la reception deve essere un concierge, deve essere, parlo che mi capite, cioè, concierge sapete che cos'è, no? Cioè, non c'è più il concierge alla porta, ma la reception deve dire, ma lei ha avuto modo di vedere così, ma cos'è che vi interessa? Cioè, deve promuovere il territorio, un info point. Lui dice, no, ma io metto la camera, lei va dal numero 720, arrivederci, che se ne frega. Non deve funzionare così. L'albergo mette tutti i bigliettini in un cantone, in un cantone, in un angolo. No, bisogna che l'albergo sia il punto di vendita e ci guadagni, attenzione. Ad oggi forse l'albergo guadagna niente da questa roba, ma in questa visione l'albergo deve vendere tra gli ancillaries, parola che conoscete, ancillaries, l'albergo vende gli ancillaries. Cos'è un ancillary? Doppio cuscino, l'acqua, frigorifero, cioè la camera costa 50, 80, 100 euro. Poi ci sono voci che si aggiungono se il cliente, di solito sono voci che riguardano l'albergo, quindi appunto l'acqua, 5 euro una bottiglietta d'acqua, se la prendi in stanza, ma tra gli ancillari si può anche vendere la guida turistica, la visita al Però li museo, conoscono come servizi complementari. ok, servizi complementari, però siccome i prezzi, se stiamo alle costole. Stavo vedendo se c'era il posto, ma qui c'è una sedia che il professore D'Appunto ti libera. Se stiamo alle costole del Booking, noi avremo una vendita di prezzo. Quello ci distrugge il mercato, Booking e compagnia. Mi scandalizzo? Pure tutti noi compriamo Booking e cerchiamo il prezzo migliore, il prezzo qualità migliore. Mentre l'albergo di cui sto parlando non vende su Booking, vende diretto. O vende tramite altri canali, mettendo insieme la camera, la ristorazione esterna, l'esperienza, e fa dei bundle, si chiamano bundle. Fine settimana, 3 giorni, qui facciamo mille cose. Un piccolo pacchetto, okay, dove c'è esperienza più notte. Beh, così ho parlato un po' del vostro mondo. Bene, allora, detto questo, un altro concetto che dobbiamo ricordarci. Non è che siamo noi a insegnarlo, questo è Wikipedia. Su Wikipedia c'è scritto che una destinazione turistica è un ambito territoriale nel quale ha sede un complesso di attrattive che possono soddisfare i bisogni e gli interessi, possono soddisfare i bisogni e gli interessi di un determinato segmento di domanda turistica. Determinato segmento, cos'è un segmento? Tutti sanno cos'è un segmento di mercato? Segmento di mercato vuol dire che tanti comprano, ma io sono interessato al mosaico e la mia collega che è il tour operator che fa solo mosaico, fa viaggi motivazionali, per cui la destinazione è il mosaico italiano. Capite? Sto preannunciando che quando arriviamo alla dieta mediterranea diventa destinazione la dieta mediterranea. Certo che poi si appoggia su posti e poi sentiremo quali sono. Questa definizione di destinazione vi piace? Questo andate su Wikipedia, non c'è definizione migliore di questa. Quindi la destinazione è un concetto geografico anche, perché alla fine, cioè, non stiamo sulle nuvole. Però è un concetto motivazionale, perché i turisti, i viaggiatori, lasciamo stare per il momento quelli che vanno sotto l'ombrellone, che bisogna fare un discorso diverso. La motivazione è stare spaparanzati in un posto bello, dove si mangia bene, dove si spende poco, medio, tanto, dipende, no? Scusate, apro una parentesi, visto che siamo qui in famiglia. Le Seychelles siete mai stati? No. Io sono stato per lavoro, una volta mi hanno mandato le Bahamas, io c'avevo un sogno, ho capito, la Sardegna è 100 volte meglio, la Puglia, cioè l'Italia è meglio. Come mai non vanno in Sardegna? Perché le multinazionali del turismo ricevono 100 dollari per
nel territorio, che è un territorio di miseria, rimangono 5 dollari. Ok? Non so se avete capito. Cioè, fanno il business, fanno la speculazione, quindi promuovono territori perché ci guadagnano tanto. Ecco allora che noi dobbiamo stare molto attenti a non infilarci con sta gente, dobbiamo tirar fuori invece un turismo che trovi le motivazioni più profonde, poi vi dirò la nostra visione. Quindi, un altro esempio che vi faccio, che è facile, da 50 anni, 60 anni, esiste una destinazione lunga 250 km di Francia, che è bellissima, vi consiglio di farla, i castelli della Loira. Qualcuno li ha fatti? Allora, è meraviglioso. Non è esperienziale per niente, però è tutto ordinato. Tu vai da un castello, cioè ogni giorno cambi castello. I castelli sono bellissimi, ma ce li abbiamo anche in Italia. Qua c'è il presidente dei borghi più belli d'Italia che non vede l'ora che si faccia qualche cosa di questo tipo anche in Italia. Cioè, noi possiamo fare dei tour che vanno a toccare mete, in quel caso dei francesi sono tutti castelli fatti dai vari re della situazione, e tu ti fai 300 anni di storia della Francia. Alla sera, la destinazione che ha catturato il turista che vuole fare un viaggio un po' fiabesco, diciamo, no? Perché i posti sono un po' da favola, sono proprio belli, in una campagna bella, ordinata, perché la Francia è piatta ed è meno densamente popolata dell'Italia, è meno della metà. Alla sera fanno i Sons et Lumières in fronte al castello. Cosa sono i Sons et Lumières? Mettono un palco da 2000 posti, che è pieno. 10 euro, 15, quindi non costa molto. Tu sei passivo, non è turismo esperienziale, ma fanno una rievocazione storica con suoni, musiche, luci, ti assicuro, ti toglie il fiato, quindi un'emozione notevole, perché è potente questa cosa. Un successo clamoroso, Castelli della Loira. Quindi volevo dirvi che non è il singolo castello, il singolo borgo, così approfitto anche per fare un ragionamento con Fiorello, è l'insieme delle motivazioni che mi fanno andare in un itinerario, per cui la destinazione diventa la somma di quell'itinerario. Vi ho confuso con questo discorso? Ho ancora una slide, poi passerò la parola al professor D'Acunto. Allora, se io lavoro nel turismo di destinazione, devo capire qual è il punto unico dell'Italia, perché i castelli ce li hanno anche in Francia, e in Francia, vi assicuro, si mangia bene, molto bene. Io farei fatica a fare il confronto con l'Italia, perché per lavoro ho girato tanto la Francia, si mangia veramente bene, e in modo molto diverso dall'Italia. Hanno una scienza di accostare i sapori che io in Italia non ho mai visto. Comunque, il punto che ci riconoscono tutti, tutto il mondo, che l'italiano ha uno stile di vita, ha una caratteristica emozionale, empatica, accogliente, che gli altri popoli non hanno. Messo insieme con tutte le meraviglie che abbiamo in Italia, fanno sì che siamo una destinazione desiderata, come la più desiderata al mondo. Ci siete? Le statistiche lo dicono. Però nelle vendite, ricavi, siamo al sesto posto, perché ci ha superato l'Inghilterra. E siamo al quinto posto come presenze. Voi sapete cosa sono le presenze, no? Quanti giorni sta uno sulle presenze. Quindi vuol dire che dal desiderio generale, dove vorresti andare? Ah, Italia, Italia è il paese dei sogni. Non corrisponde ai volumi poi che arrivano. Vuol dire che c'è qualche problema. C'è qualche problema. Allora, cominciamo a dire che nel turismo di motivazione, questo punto dell'accoglienza di gente che sorride, qui ci sono alcuni nostri operatori, la IMMA, e questi due, e la Rosè, qui siamo a Matera, dove abbiamo dei prodotti. E qua ci sono due persone, ma io sono rimasto, la IMMA mi manda questa foto. E io dico, pensavo che fossimo alla fine, no, cioè, alla fine, guarda che entusiasmo. No, dice, avevamo appena iniziato. Cioè, gli americani non vedono l'ora di trovare questa emozione, di trovare questa familiarità, perché non ce l'hanno in America. Gli americani lavorano e basta, sono dei lavoratori, per cui non hanno neanche, hanno bisogno di un consulente di viaggio,
gli organizza il viaggio sui tematismi che a loro piace e vanno. Allora, detto tutto questo, io sinceramente mi fermerei. Ecco, vado qua ancora, faccio questa cosa, poi faccio questa la prossima e poi do la parola al professor D'Acunto e parleremo di questo. Ok, perfetto. Allora, è chiaro che l'Italia ha alcune attrazioni che sono uniche al mondo. Vedere il Colosseo merita. L'attrazione è Colosseo, quindi un forte attrattore. Quando parlo di attrattore si capisce, no? Voi siete di Reggio Emilia, siete in una regione dove l'attrattore è il cibo. Al di là del prosciutto e del formaggio parmigiano, reggiano, che è ovvio, ma per esempio le acetaie. Io ho avuto nei nostri corsi gente che aveva l'acetaia e si scopre non solo il sapore dell'acetaia, ma si scopre le tradizioni dietro l'acetaia, che ho imparato dai nostri studenti. L'acetaia, sapete cos'è l'acetaia, no? Cioè, per fare l'aceto balsamico di valore ci vuole un sacco di anni. Lo scambiavano quando si sposava la figlia, diventava la dote, tanto era prezioso. Ok? Quindi capite che già dire questo ti apre un mondo. Cioè, quando io comincio a raccontarti queste cose, si apre un mondo, creiamo un mondo. Perché chi ascolta, chi partecipa, chi va nella cetaia, chi degusta, chi impara la differenza, si apre un mondo che prima era sconosciuto. Dall'altra parte, quindi, se io vado alle cascate del Niagara, non so se siete stati, merita. Merita il Grand Canyon. Però togli 10 cose nel mondo, 20 cose, poi le destinazioni, bisogna capire cosa, perché vado lì. E quindi adesso arriviamo al punto che. Se vogliamo fare il turismo di massa, vuol dire volumi, vanno bene per gli alberghi? Sì, ma è un turismo che a volte è anche poco spendente. Se vado su un turismo di motivazione, vado più verso le nicchie, però un turista che guarda meno la spesa. Allora, qualsiasi uomo di marketing, se noi fossimo qui il marketing dell'Italia, io metterei la firma di ridurre il volume in alcune zone. E fare in modo che vada in altre zone, creando le motivazioni per andare in certe zone. Allora, i borghi più belli d'Italia, approfitto sempre perché c'è Fiorello primi, sono meravigliosi, ma non è sufficiente. Io devo creare il motivo per cui uno dice vado nel borgo o in un insieme di borghi che magari scavando un pochettino hanno dentro di loro delle cose che interessano, appunto, il mosaico, non so, tematismi. Tematismi quali possono essere? L'artigianato, l'arte, la cultura, la storia nel senso di history, la natura, la spiritualità, che non vuol dire solo religioso, ma vuol dire anche l'introspezione, eccetera. Le emozioni quali sono? L'adrenalina, no, il canyoning e tutto il mondo dell'amore, cioè il mondo del romanticismo, quindi viaggi di nozze, dove si spendono un sacco di soldi, eccetera. Quindi bisogna pescare, inventariare dal territorio lo specifico genius loci. Questa parola l'avete già sentita? Genius loci. Scrivete, questa è la parola imparare. È lo specifico di un posto. Ogni posto ha il suo genius loci. Il primo genius loci è il cibo. Perché in Italia passiamo 5 km, la ricetta cambia. Il cibo è sicuramente, quindi turismo enogastronomico oggi è potente, è quello che cresce di più, però dobbiamo aggiungere la relazione, l'incontro con i locali e diventa turismo esperienziale. Turismo enogastronomico in sé non è turismo esperienziale, aggiungo l'incontro con le persone, la relazione, quindi tocco corde più profonde, questo diventa turismo esperienziale. Allora, dall'altra parte, appunto, dobbiamo vivere emozioni, vivere relazioni sui tematismi che vi ho detto. Ultima slide, sempre, io vi sto facendo un ragionamento di marketing adesso, quindi il turismo di massa, vanno a Venezia, vanno sotto l'ombrellone, vanno nei soliti posti e cercano di spendere quello che sono disposti a spendere. Il turismo esperienziale ha una particolarità che crea un problemino, perché mentre il turismo di massa, che comunque sta diminuendo,
e questo aumenta, è un mercato di massa. Quell'altro, il gioco di parole, è che è una massa di mercati. E questo è un concetto che non è proprio immediato. Cioè, segue le passioni di chi compra, le passioni soddisfano, vuol dire io sono interessato al mosaico, quindi faccio parte della tribù, però dell'altro non gliene frega niente, al cinese magari non gliene frega niente, no, non so, al cinese non gliene frega niente di Michelangelo, gliene frega poco, gli piace molto fare pescaturismo, gli piace molto fare al cinese, i cinesi sono un mercato incredibile, però poi in albergo dovete avere attrezzato l'albergo in un certo modo, perché se non siete Chinese friendly, non viene il cinese da voi. I cinesi che ci interessano sono tanti, spendono 1000 euro al giorno. 1000 euro al giorno è tanto, mentre mediamente uno medio spendente spende 300-400 euro al giorno. Il basso spendente spende meno, ma io, come dicevamo prima, sognerei che l'Italia porto tutti i medio-alto spendenti. Allora devo fare una politica di marketing, cioè prodotto. Si chiama marketing mix. Sapete cos'è il marketing mix? Un po' di marketing avete fatto a scuola. Prodotto, quindi qual è il prodotto che vendo? Qual è il prezzo, ovviamente? Qual è la promozione che faccio? Qual è il canale di vendita che utilizzo? Perché io posso vendere con le Olta, posso vendere diretto, posso vendere con il tour operator. E poi non so se ho detto tutto, sono su 5 cose. Quindi non esiste la cascata del Niagara, cioè la cascata del Niagara è quella, ma quando io impiatto un piatto di turismo, non un piatto di cibo, ma il turismo moderno va impiattato e va impiattato in funzione del target, mentre il turismo di massa lavora in logica generalista. Mi seguite cosa sto dicendo? Quindi sopra metterò gli appassionati di appunto arte, gli appassionati di natura, gli appassionati, ecco, allora devo andare nei loro blog, nei loro, cioè anche il modo di vendere cambierà, ok? Cioè io devo guadagnarmi il cliente non viene da solo, devo fare un'attività di marketing che è costosa, è più complicata, bisogna essere bravi a fare marketing, non so se sono riuscito. Mentre quando io sento dire degli americani l'Italia si vende da sola, ma si vede da sola questa Italia, un'Italia che rimane poco valore, mentre in quest'altra Italia di motivazione rimane molto più valore, perché la motivazione fa sì che uno non guarda tanto quanto costa, perché è motivato, io non vedo l'ora di andare lì. Questo però richiede organizzazione, eccetera, e qua mi fermo perché se no il discorso diventa lungo. A questo punto, con questi fondi che dicevamo prima, no, con ALA, il fondo, il bando di gara, è stato fatto un bando in Campania, anche in altre parti d'Italia, e noi siamo fornitori di un accompagnamento per creare un prodotto innovativo, che non è vado nei paesi che adesso non ricordo i nomi, che saranno detti fra poco, ma è la dieta mediterranea. Cioè il tour operator, tutto questo ragionamento che ho fatto, l'aveva già fatto Filippo De Lisa di Argiva Travel. L'aveva interiorizzato, dice io agli americani voglio vendere la dieta mediterranea, che è il modo con cui noi stiamo in salute, cioè non è solo il modo in cui mangiamo, è il modo in cui noi stiamo bene, in cui viviamo a lungo in Italia. Quindi vendiamo sia un tangibile, perché il cibo comunque lo mangi, ma un intangibile che è il sogno del benessere. Fin qua è chiaro? E quindi ecco che nasce la destinazione dieta mediterranea. Che è chiaro che diventa diverso dal territorio, cioè non è più il comune, cosa, no, è un insieme di posti, tendenzialmente può diventare tutta l'Italia, se lui abita a Battipaglia, cominciamo con la Campania. E quindi passo la parola al professor D'Acunto che ci racconta come si sta svolgendo, perché stiamo lavorando, non è ancora terminato, come si sta svolgendo questa avventura. Ok, grazie. Il collega è stato capace di esaurire buona parte degli argomenti, pertanto io prenderò un pezzettino, la parte conclusiva, per farvi entrare nel vivo di questo percorso che stiamo facendo con questo operatore turistico campano. È stato già detto, l'operatore turistico della Campania ha partecipato a un bando della regione. E sono un po' tutte le regioni che durante il periodo Covid hanno deciso di finanziare le agenzie di viaggi e i tour
tour operator al fine di innovare i pacchetti turistici, ma soprattutto al fine di alzare l'asticella di un'offerta turistica che in Italia è troppo appiattita sul cibo, ma al tempo stesso è un'offerta turistica mondi e fuggi, è un'offerta turistica povera di intrattenimenti per entrare nell'anima di un territorio, per entrare in un brano di vita della comunità locale. Quindi, grazie a questo bando, l'operatore turistico Algi Travel ha candidato il suo progetto per una destinazione turistica non geografica, così come veniva detto, Udine, Pordenone, le Cinque Terre o altre realtà geografiche, bensì un tematismo, la dieta mediterranea. È possibile fare un tour nella dieta mediterranea? Certamente sì. È possibile entrare nell'anima della dieta mediterranea, negli stili di vita che rappresenta la dieta mediterranea, che non è soltanto cibo la dieta mediterranea, è anche convivialità, è anche lentezza, è anche reciprocità. Cioè, in effetti la dieta mediterranea è uno stile di vita, non è solo uno stile di alimentazione. È chiaro però, anche il marketing vuole la sua parte e i 10 prodotti esperienziali che sono in fase di completamento hanno come fulcro alcuni prodotti principi della dieta mediterranea. Partiamo dall'olio, partiamo dalla mozzarella, partiamo dal pomodoro sammazzano, così per passare con la nocciola GP, passare con il fagiolo, andare al fico, eccetera eccetera. Cioè tutti i prodotti che, se voi foste dell'indirizzo cucina, voi non siete dell'indirizzo cucina, ho capito, conoscereste benissimo. Pertanto allora a questo punto sono stati allestiti questi prodotti in base a un disciplinare, quasi a voler dire scrivo ciò che faccio e farò ciò che scrivo, però ciò che scrivo lo scrivo in modo semi-sartoriale, in modo tale che lo posso adattare ai diversi target, cioè alle diverse tipologie di turisti che acquisteranno questo tour esperienziale nella dieta mediterranea. È turismo scolastico come voi, oppure turismo senior? Si tratta di italiani oppure di stranieri? A questo punto la scelta è quella di andare oltre la narrazione della dieta mediterranea, oltre la narrazione degli stili di vita di questi borghi dell'Italia minore, dell'Italia segreta, dell'Italia meno conosciuta. Pertanto ogni operatore turistico di uno di questi borghi, borghi appartenenti a territori rurali, quindi anche a territori fragili, ognuno di questi operatori si è agganciato a ciò che Maurizio chiamava genus loci. Cioè, in altri termini, qualcuno di voi nel periodo natalizio mangerà la frutta secca? Penso di sì, è per tradizione che per noi italiani sulla tavola ci sia un po' di frutta secca, dalle noci alle nocciole ai fichi secchi, perfetto. Ecco, quando parliamo di fichi secchi italiani e quando parliamo di nocciole italiane, parliamo del saper fare di una cultura italiana legata proprio alla dieta mediterranea. Ebbene, questi operatori, seguendo il nostro disciplinare Story Living Experience, hanno creato delle piccole reti di aiutanti nei territori in modo tale da farsi affiancare. Le reti di aiutanti sono le aziende che producono i fichi secchi, sono le aziende che trasformano la nocciola, sono i caseifici che producono la mozzarella, il casaro che è l'operatore principale nel mozzare la mozzarella, così come tanti altri soggetti che
direttamente o indirettamente, vivono in quel territorio e hanno un ruolo diretto o indiretto alla produzione di quell'alimento della dieta mediterranea. Ma un alimento scandisce anche ritmi di vita, scandisce anche stili di vita. Ecco allora che gli stili di vita, i ritmi di vita, assieme ai prodotti della dieta mediterranea, sono stati impostati, possiamo dire impiantati come un fuoco, al fine di creare delle storie avvincenti, delle storie in alcuni casi adrenaliniche, delle vere e proprie imprese da compiere. Quindi i turisti, insieme ai locali, avevano un mandato da compiere, un'impresa da compiere, per il successo dell'impresa un obiettivo da raggiungere. Ecco, queste 10 storie saranno presentate alla BIT di Milano a febbraio prossimo con dei trailer, e i tour operator avranno la possibilità di inserirli in pacchetti che hanno un livello un po' più elevato, sia per un pubblico medio-alto spendente, sia per un turismo che oggi è cambiato. Non siamo più nell'economia di servizio della produzione, siamo nell'economia dell'esperienza. Chi va in un territorio non vuole soltanto ammirare un castello restaurato, ma vuole anche vivere, quindi essere intrattenuto in un'esperienza, fare un'impresa. Certo, molto probabilmente legata a questa impresa alla principessa che viveva in questo castello, o partecipare a un banchetto tradizionale che veniva allestito in occasioni speciali in questo castello. Ecco, grazie alla FES, grazie a questo disciplinare, c'è un'Italia che adesso intraprende per organizzare un'offerta turistica che vede i turisti non più solo come visitatori del luogo, ma come cittadini temporanei del luogo, come local tra i locali. Grazie.